DNA secondo voi? Voi siete tifosi di calcio? Allora, c'è un po' importante. Ma io, guarda, mi piace così, ma non lo seguo il calcio. Tu, Vittore? Mi piace i mondiali. Sì. Anche io non amo il calcio, non seguo molto, non tifo nessuna squadra. Ma io, se posso, farmi fare un movimento ginnico. Dai, esatto. No, ragazzi, era il bacino bloccato. Allora devo fare uno squat. Posso dire una cosa? Cioè, quando arrivi alla mia età, ti accorgi che ce l'hai tutti i giorni il bacino bloccato. Quindi, comunque, non aiuta i ragazzi. Ma cioè, io dico senza rischiare che colpi dà. Le donne in visibilio. Ma perché, scusate, cioè, lui ha fatto sta roba, è successo, ma la faccio pure io, quando posso? Prova, Max. Il pantalone dietro è partito. Allora ragionate, quanti anni Andrea? Secondo me un atleta è giovane. Sì, è giovane, è dalle mani, è nel fiore dalle mani, belle lisce, anche usate bene, roba non è naturale, è tutto DNA. Guarda, io direi, posso? Vai. Che io sarei sui 24. Tu cosa dici? Non so, Marco c'è una palestra. No, io stavo guardando, per me più di 26. Però siamo lì, Tra 24-26 cosa appoggiamo? Vai, prima ho detto io. Devo cliccare. No, è l'età assoluta, poi dopo le dici. Sono là. Spiego una cosa che non spieghiamo quasi mai. L'età che viene appoggiata lì, l'età presunta, dopo l'indizio uno schiaccia il pulsante, no? E praticamente dà l'età definitiva. Ma se schiacciate il pulsante in ritardo, fa sempre quella là. È importante, non lo ricordiamo mai. Indizio. Spettacolo. Voi siete due musicisti. Chissà che non si parli di musica. Ragazzi, io ce l'ho un po' di riferimento qua. Esce Piccolo Buddha, un capolavoro assoluto della filmografia mondiale, di Bernardo Bertolucci. Esce nell'anno in cui nasce Andrea. Allora, Piccolo Buddha è dei... Allora, io ti dico, tra il 90 e il 94. Ma anche guardare la locandina del film non mi sembra una cosa molto vecchia, no? Quindi diciamo che potrebbe essere appunto... Ragazzi, dovete pigiare. Vai. Quanti anni ha Andrea Zenga? 27. 94. Siete saliti? Sì. Dovete difendere 98.000 euro. Vai. Avete sbagliato i due anni, la prima identità. Adesso andiamo avanti. Andrea, ti chiedo, tu hai 27 anni, sì o no? Vai, certo. Posso dire una cosa? Non gli avete fatto fare neanche un balletto, cioè c'è mezza Italia femminile che fa faceva balletto. Vediamo dopo. Prima dobbiamo, no. Fallo. Sai com'è la proprietà? Max, sai cos'è? Che se mi vedono ballare scappano tutti, quindi non allora facciamo una cosa. Prima vediamo di quanto avete sbagliato. Se avete sbagliato di tanto non balla, se avete sbagliato di poco lo facciamo ballare. Mi piace. Andiamo a vedere. 98.000 non ci sono più, ma sarete stati bravi. Vediamo. Posso dirvi una cosa? Si balla! Fashion.
Allora, come abbiamo ballato? Applauso per Andrea! Applauso per me! Bravo Marta! Non posso applaudire! Sono i concorrenti, ma che vergogna! Senti Andrea, grazie, ma devo chiedere una cosa. Hai 26 anni o 28? 28. 28 anni, 28 anni! Molto bravo! Bravissimo, sei stato veramente bravo! Sì, in effetti pensavo anch'io. Posso dire, quando avete detto 24 anni, non sapevo l'età di Andrea, pensavo anch'io 24, massimo 25 anni. Meglio. Senti, cosa stai facendo adesso? Che stai facendo? Allora, adesso lavoro su Milano, io sono marchigiano, sono da sì, siamo seguiti, io già ieri parecchio. E lavoro su Milano, faccio l'agente immobiliare e poi bello. Coltivo questo piccolo sogno di fare l'opinionista sportivo, quindi ma andiamo avanti a fare un passo, magari diventare un giornalista sportivo dopo. Magari, che dire? Sì. Sento, ma che non posso dire solo una cosa, il pubblico ti vuole molto bene, questo è molto importante. Grazie a te, grazie al vostro lavoro. Grazie mille, ci vediamo a Milano, per avanti. Si ha ragione, già prendo 10 case con i clienti. Tutti vanno dal marito, no? Poi dobbiamo cambiare casa. Poi dobbiamo cambiare casa assolutamente, avere l'agente immobiliare da noi a fare il sopralluogo. Beh, comunque un bel ragazzo, anche molto simpatico. E voi ragazzi, non so se pensi a resi conto, ma c'è 96.000.